Sono stato anche nel 2025 alla ricerca di prodotti, servizi ed ecosistemi per sfruttare al massimo l'energia prodotta dal fotovoltaico. Ma in questo video andiamo alla fonte, parliamo di moduli fotovoltaici con LONGi, uno dei produttori più innovativi, con un bagaglio di esperienza enorme, nonché l'unica azienda di moduli fotovoltaici ad aggiudicarsi per la solidità finanziaria la AAA di Bloomberg New Energy Finance. Scopriamo insieme, secondo loro, come sarà il fotovoltaico nel 2025. Siamo di nuovo qua come l'anno scorso, ormai non ha bisogno di presentazioni, Francesco Emmolo di LONGi. E allora, Francesco, come l'anno scorso abbiamo il nostro format di interviste. Perfetto. E niente, dai, cominciamo subito così tanto lo sappiamo. Presentazione del brand. Allora, innanzitutto grazie di nuovo Andrea, bentornato. Il brand spero che non abbia bisogno di presentazioni lunghe. LONGi è il produttore di moduli più innovativo al mondo, diciamo. Siamo leader tecnologici ormai, diciamo, universalmente riconosciuti da anni. Tutte le innovazioni tecnologiche introdotte nel nostro settore, lato moduli, sono riconducibili a LONGi. Siamo stati i primi a muoverci sul monocristallino, i primi a utilizzare i moduli bifacciali e adesso siamo i primi ad avere back contact su scala multigigawatt. Per gli impianti utility scale. No, per tutto. Tutta la nostra linea di prodotto adesso è back contact, sia per impianti utility scale che residenziali e commerciali. Ah, ho capito. Allora, tre brand che metteresti sul podio dei migliori inverter? Ecco, mi metto in difficoltà perché sono amico di tanti produttori di inverter. Spero che nessuno si offenda, però direi che a Huawei sicuramente va riconosciuto un posto sul podio. Sicuramente Sungrow è l'altro brand che mi viene in mente e SMA. Presentaci il vostro prodotto di quest'anno. Allora, quest'anno, tra l'altro proprio oggi avremo un piccolo evento di presentazione del nostro nuovo modulo Back Contact con tecnologia HPBC 2.0. Utilizza i nostri wafer Tayray e ha un'efficienza superiore al 24%. Infatti ho visto 24,8 addirittura. Esatto. Come vedi, l'abbiamo declinato in due diversi moduli: residenziale, quindi monofacciale, fino a 490 watt, residenziale e commerciale logicamente, e utility scale bifacciale 670 watt con un'efficienza che arriva fino al 24,8%. Chiaramente efficienza front, parliamo. Che cosa dirti di interessante di questi prodotti? Migliore coefficiente di temperatura, molto importante secondo me, soprattutto in Italia, soprattutto diciamo con l'aumento delle temperature che stiamo vedendo ultimamente. I moduli sono altamente performanti, vale a dire che partono la mattina con tensioni molto molto basse, stessa cosa la sera, quindi noi diciamo scherzosamente diciamo che sono dei lavoratori infaticabili perché partono prima la mattina e terminano più tardi la sera e quindi danno una produzione durante il giorno maggiore. Il wafer Tayray ha una maggiore flessibilità e resistenza, quindi è meno soggetto a micro crack e abbiamo la connessione back contact tra le celle è lineare, non è a Z e quindi tendenzialmente più resistente, del 25% più resistente rispetto allo standard. Ok, parliamo di resistenza. Gli ultimi 2 anni sono stati, soprattutto qua in Emilia-Romagna, sono stati un po' drammatici per gli impianti fotovoltaici. Come è messa LONGi con il discorso della resistenza alla grandine? E Molto poi ci bene. sono delle soluzioni in più? Beh, allora, sicuramente noi siamo andati oltre lo standard perché la certificazione standard alla grandine prevede, diciamo, l'utilizzo di oggetti che colpiscono il modulo per testarlo di 1,5 mm. Noi invece abbiamo la certificazione estesa, non mi vorrei sbagliare, 4,5 cm, quindi insomma già siamo a un livello decisamente superiore rispetto agli altri. Evitare il problema del tutto purtroppo non è possibile, come sappiamo, perché il cambiamento climatico a cui tutti siamo soggetti
In questo momento direi inevitabile, si può fare qualcosa, non stiamo facendo abbastanza, però il problema sarà sempre più sentito. È chiaro che noi lavoriamo diciamo in maniera importante. Come ti dicevo, uno dei pregi del Teirei è proprio quello di essere più resistente e quindi meno soggetto a micro crack, che è molto importante perché non è tanto quello che vediamo il problema, perché lo vediamo e lo possiamo risolvere, ma è quello che non vediamo, come spesso succede, a portare poi i danni maggiori. Sì, tu dici c'è un buco nel pannello, si cambia il pannello, c'è un micro crack, c'è un micro crack, mi crea l'hotspot, che è il problema poi vero, se vogliamo, è importante, non lo vedo, è chiaro, o non è così immediato vederlo, ecco. Transizione 5.0, voi non siete poi diretti interessati, però come vedi questa soluzione, questo incentivo? Non la vedo bene nemmeno per lo scopo, diciamo, di incentivare la produzione europea, sinceramente, ma non lo dico io, lo dicono i numeri. Adesso mi ricordo che a novembre erano state utilizzate il 6%, mi pare, delle risorse, quindi è troppo complessa, si possono fare delle misure, secondo me, molto più semplici rispetto a transizione 5.0. Sinceramente non vedo nemmeno, devo essere onesto, non credo che ci abbia tolto nulla, il che è un po' contrario allo scopo per cui era stato fatto, magari rilanciare un po' quelle che sono le produzioni europee, a cui, diciamo, io guardo anche con un certo interesse, devo dire la verità, però non mi sembra la misura corretta. È chiaro che le aziende devono fare la transizione energetica, perché sappiamo che il costo dell'energia, ma io farei delle misure un po' più facili, semplici, più dirette, esattamente, più dirette, un po' troppo complesso, sì, ecco. Poi tu da tecnico lo sai meglio, sì, di me, sì. Quindi, lo so, infatti, non so se sei d'accordo, però io sono d'accordo che non sia la strada giusta per sveltire sicuramente la transizione. Installazioni particolari, cosa ne pensi dei pannelli verticali? Cioè, cosa ne pensa Longi, delle installazioni verticali? Abbiamo avuto qualche cliente che ha fatto delle installazioni verticali, soprattutto in Nord Europa, ho avuto modo di vedere. In realtà perché l'hanno fatto per l'agrivoltaico, nel senso per poter coltivare meglio e fare dei test. Potrebbe essere una soluzione interessante da studiare, diciamo. Mi riservo di risponderti meglio l'anno prossimo. Allora, poi le pagelle di quest'anno. Allora, voto da 1 a 5 a accumulo industriale. 4. Cyber security per l'inverter. 2? Mi sembra un po' indietro rispetto, diciamo, ai rischi possibili. Previsione per il 2025, previsioni di mercato per il 2025? Sarà un anno interessante, sicuramente l'utility scale troverà più spazio, secondo me, rispetto agli anni passati, perché ci sono diversi progetti andando avanti. Residenziale forse andrebbe fatta qualche misura perché sta avendo uno stop piuttosto importante, e commerciale industriale lo vedo molto bene perché purtroppo i prezzi dell'energia, diciamo, costringono in quella direzione. Mi piacerebbe dire che potrebbe essere un po' meno necessario, ma ormai direi che è proprio una necessità. Quindi voto? Voto all'annata 3,5. 3,5 perché, fammi spiegare, il FER sarebbe stato meglio provarlo un po' prima, no? Transitorio, quindi quest'anno già dovevamo utilizzarlo, invece adesso è alla firma, però comunque probabilmente arriverà un po' tardi e quest'anno non avrà un grande impatto, è più l'anno prossimo. Indietro, esatto, un po' come l'agrisolare. Esattamente, hai colto perfettamente nel segno. Poi, sempre da 1 a 5, prospettiva delle CER. Io non so perché non prendono piede, cioè, sì, il voto è 2 perché è un'ottima
diciamo, opzione, possibilità, non capisco proprio perché non prendono piede, diciamo, non, poi no, non toccando con mano, perché da produttore forse c'è qualche difficoltà che va superata, che mi sfugge. Un meccanismo un po' complicato, un po' troppo forse un po' troppo, anche lì la complicazione non aiuta. A me piacerebbe vederne molte molte di più, devo dirti la verità. Quindi 5 il voto in potenza, 2 il voto in atto. Okay. Voto alla fiera. La fiera devo dire che mi piace sempre di più. Devo dire sì, gli do un 5 pieno, perché mi sembra anche ben organizzata, ben frequentata, nonostante Rimini non sia facilmente accessibile come Milano, Roma, però devo dire che per organizzazione sicuramente do un 5. Tradizione della fiera, tradizione dei miei video, il Gadget Contest. Sì, quest'anno. Vediamo se sei preparato. Sono preparatissimo, arrivo e te ne do uno bello. Indovini? Allora, intanto ti apro questo. Il coprizaino dell'anno scorso. Non è il coprizaino, ma è... ci hai preso, diciamo, il 50%. È un impermeabile monouso portatile. Ah, ok. In una sacchettina. Bello. Simpatico. Questa invece è una valigia pieghevole, che diventa, diciamo, grande come un bagaglio a mano. Direi che non è niente male, insomma, pieghevole diventa... Speriamo di vincere il Gadget Contest quest'anno. Sarà dura, perché il problema sei tu, perché lui è più tecnico, quindi gli piacciono più le cosine tecniche. È su quello, noi diciamo forse andiamo un po' più sul generalista. No, dai. Vediamo. Ci vediamo nell'ultimo video. Vediamo. Sono curioso. Grazie mille. Grazie a te. Figurati, per me è sempre ancora un piacere, lo sai. Dallo stand di Longi, e poi insomma ci rivediamo l'anno prossimo probabilmente. Lo spero. Ciao a tutti.